Mi chiama uno da Brescia, ok? E mi dice, c'è un ragazzo che si chiama Francesco, ok? Che non si trova più. È un ragazzo di 15 anni, debole, fragile, problemi a scuola, i genitori sono separati, lui ha sentito litigare il patrigno con la moglie, ok? Con l'attuale moglie, e scappa. Siamo 2-1 per la Juventus. Il cronometro dice 94:35, aveva dato 5 minuti di recupero l'arbitro. Pensa, tu vieni a ricevere la palla a metà campo, io ti supero facendo una corsa al 95esimo, senza senso, perché di senso non può esserne, non può esserci in questa storia, semplicemente guidato dalla coda di quella famosa cometa chiamata calcio di cui abbiamo parlato qualche sera. Questa palla che tu gestisci bene la allarghi a sinistra, la palla va a Dejan Stankovic. Ora tu, incrociandoti con me, cazzo mi viene il magone a pensarci, tu ti incroci con me, dai questa palla a sinistra, perfetta, Stankovic fa un cross perfetto, Emre fa un inserimento perfetto e colpisce la palla in maniera perfetta di testa, Imenti para in maniera perfetta. Io Cammello non devo nemmeno scegliere. Secondo me è la palla che ha scelto il mio interno piede destro. Io da 2 metri metto il piede senza caricare, la palla entra. Allora io il 95esimo, fatto quella corsa, come dentro un disegno più alto, mi rigiro, corro metà campo, muovo io e te, tu mi corri dietro. Io arrivo sulla linea di metà campo, ascolta, ci sei te dietro me. Tolgo la maglia. Scritto Francesco torna e tu mi abbracci da dietro. Cosa accade in quell'istante di quel gol al 95esimo del 12 febbraio 2004? Che nei 2 mesi prima e nei 6 mesi dopo non avrebbero mai visto la televisione, non hanno mai visto la televisione come in quel momento. È stato il picco di share durante quel gol che l'Italia ha avuto negli 8 mesi, no? Chi l'ha visto quel gol? Francesco. Fragile, disperso, no? Confuso, in un bar a Genova. A Genova, da Brescia da Genova. Non si sa come. E ha visto Francesco torna. Lui apre, vede le braccia al cielo, vede Francesco torna, c'è tutto documentato, il giorno dopo torna.